Ciao a tutti e buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Erla e questo è il mio canale. Prima di iniziare questo video, ti invito subito a lasciare un like, ma soprattutto ad iscriverti al canale, così farai crescere la mia community. Ed iniziamo subito col video di oggi, video unboxing. Ebbene sì ragazzi, ho fatto un ordine sul sito di Prozis ed è appena arrivato, infatti come vedete sono ancora in mis palestra e non vedo l'ora di spacchettarlo insieme a voi. Quindi armiamoci di taglierino e apriamo. Allora, come potete ben vedere, il pacco è enorme. Ed è pieno pieno di roba, quindi vediamo insieme che cosa ho acquistato. Allora, ragazzi, questo non è stato un super mega ultra ordine. Diciamo che sono andata ad acquistare un po' di cosine che avevo finito. Come sapete, io ordino sul sito di Prozis regolarmente. Questo perché trovo che abbia una buona qualità prezzo ed è molto economico. Inoltre, non so se lo sapete, ma anche sul sito di Prozis c'è la possibilità di far arrivare il pacco al Fermo Point, che è praticamente la mia vita, perché tutte le volte che suona il corriere non mi trova mai. Comunque, il totale dei miei acquisti è stato di 57,38 euro. E per 57 euro ho acquistato veramente, veramente tanta roba. Questo perché? Perché allora, grazie a codici sconto, non so se lo sapete, ma inserendo dei codici sconto avete diritto appunto a degli omaggi, quindi di conseguenza vi vengono omaggiati dei prodotti che se no paghereste a prezzo pieno, piuttosto che abbiamo il sito che ha sempre un sacco di promozioni che ci permettono di risparmiare qualcosina. Ed inoltre poi più fate acquisti, più accumulate punti, quindi di conseguenza i punti vi possono servire per prendere delle altre cose, delle altre cosine interessanti che se dovreste comprare magari ci pensereste due volte perché dite no, non è necessario, invece magari, visto che è una cosa omaggiata, siete più invogliati a comprarla. Allora, non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo subito. Ci tengo a precisare che tutti i prodotti non sono per me, ma sono un po' per me, un po' per Franchino, perché utilizziamo cose diverse. Allora, primo prodotto che ho acquistato sono queste qui. Allora, sul sito si chiamano Yummy Drops. Allora, vi dico che qui sotto in descrizione vi lascio il link di tutto ciò che ho acquistato, così se volete spiare o volete comprare qualcosa potete andare direttamente da lì. E sono per l'appunto dei dolcificanti. Allora, trovo che abbiano un buon rapporto qualità-prezzo perché costano quasi 5 euro, 4 euro e qualcosa, ma sono veramente tantissimo, sono 50 ml e fate conto che veramente con una goccia di dolcificante avete già dolcificato, cioè non è necessario metterne un sacco anche perché se no le cose hanno un sapore un po' chimico. Sono molto buoni, a parer mio ci sono dei gusti che sono più buoni e dei gusti che sono meno buoni. Questa volta ho preso pralina che l'avevo già preso ed è molto molto buono, sa circa di Ferrero Rocher, e caramello. Caramello non l'ho mai provato, volevo fare un tentativo e l'ho preso. Se no, i miei preferiti sono torta al limone o crema inglese, molto molto buoni. Questi qui per l'appunto li ho pagati quasi 5 euro e niente. Questi qui appunto sul sito sono disponibili in un sacco di versioni. Un'altra versione che mi piace molto sono le versioni fruttate. Continuiamo col prossimo acquisto. Questa qui è un prodotto che mi è stato per l'appunto omaggiato, ovvero che non l'ho pagato, ma inserendo il codice sconto era tra gli omaggi, perché funziona così: se raggiungete ogni tot di spesa che raggiungete vi vengono dati degli omaggi, ed è una barretta. Allora, questa qui è una barretta zero, ve la faccio vedere. È una barretta al gusto chocolate brownie ed è 35 grammi. È una barretta da 35 grammi che per l'appunto per 100 grammi ha 360 calorie, quindi è veramente veramente leggerissima perché 35 grammi, e come proteine siamo a 35 grammi per appunto 100 grammi, quindi bisognerà fare la proporzione. Comunque,
questo qui per uno snack, uno spuntino al volo ci sta. Io non amo queste barrette così, fatte così, perché mi sanno un po' di mangiare tipo le caramelle mu, non so come dire, come consistenza, sono un po' chewy. Però vabbè, è omaggiata, la proveremo. Immancabile nei miei ordini di Prozis, burro di arachidi. Allora, di solito prendo la versione da 1 kg, ma stavolta non so perché c'era una promozione sul 500 grammi, quindi ho preso la confezione più piccola e ne ho presi due. E così ho fatto 1 kg di burro d'arachidi. Trovo che questo burro di arachidi sia veramente, veramente buonissimo. Alla pari del burro della Fiorentini, che anche quello è molto buono, ma questo costa la metà, diciamo, in base a quanto prodotto ti dà. E per l'appunto è molto molto buono, ed è il semplice burro d'arachidi non dolcificato, e io lo utilizzo magari per le colazioni, per uno spuntino, molto molto buono, un'ottima fonte di grassi, burro di arachidi, e mi mancava, quindi ho fatto un po' di scorta. Queste qui mi sono state sempre omaggiate, perché appunto ho raggiunto il limite di spesa, e sono tre bustine da 40 grammi l'una di farina d'avena, questa qui istantanea integrale al gusto strawberry cheesecake. Eccole qua, il packaging è molto molto interessante. Di solito queste confezioni qui da 40-30 grammi, dipende quando le prendete, io le trovo molto comode, perché magari senza prendere un pacco grosso che magari va male, si può optare per questi qui, costano circa 1 euro l'uno ed è un'ottima alternativa. E queste qui sono appunto questo gusto strawberry cheesecake, non l'ho mai provato, lo proveremo, speriamo non sia un po' chimico. E niente, mi sono state omaggiate, quindi queste tre bustine. Allora, abbiamo questo qua. Questo qui sinceramente non mi ricordavo di averlo comprato, infatti sono andata a vedere e anche questo mi è stato omaggiato, ed è anche questo un burro di arachidi, non è la versione che prendo di solito. Questo qui si chiama Creamy Peanut Butter, che è come quello, perché quello lì esiste sia smooth che crunchy, ma io lo prendo quasi sempre smooth, quindi liscio, senza agrumi. Questo qui Roasted Peanuts and Sweetness, quindi è dolcificato, vegetarian, beh, e vegano anche. Molto bene, lo proveremo, non so che cosa cambi, comunque è una confezione da 250 grammi, mi ha omaggiato, il burro d'arachidi non è mai abbastanza, quindi lo proveremo, lo testeremo e vi farò sapere. Ho acquistato un po' di scorta per Franci, per la sua cosa preferita del sito di Prozis, ovvero le creme spalmabili proteiche. Trovo che queste creme costino molto poco sul sito di Prozis, sono molto buone e soprattutto sono molto versatili, perché possono essere utilizzate a colazione, a merenda, e ci sono in un sacco di gusti. Allora, questo qui è il suo gusto preferito ed è cioccolato bianco. Allora, questo packaging è piccolino, quasi tutte le creme hanno il packaging piccolino a parte qualche gusto, da 200 grammi. E ne ho prese due. Poi ho preso questa qui, che è sempre al cioccolato bianco, però è cioccolato bianco e cocco, ed è molto buona perché ha dentro anche dei pezzettini di cocco rapé, ed è veramente veramente buona. E poi ho preso questa versione qua, sono tutte 200 grammi. Questa qui è Nucciok, quindi fake Nutella, diciamo, molto molto buona anche questa. Sempre per Franchino ho acquistato due altre creme proteiche, e queste qui secondo me sono leggermente più premium, perché a parte che sono sempre 200 grammi, ma la confezione non so se lo potete vedere ed è di vetro. Questa qui si chiama Cocoa and Hazelnut, e questa qui è gusto nocciola e cacao, e non so se vedete che è una crema bigusto, non so, come quelle creme bigusto che potete trovare al supermercato tipo Nutella, e quindi è crema di nocciole e crema di cacao. Questa qui veramente è molto molto buona, e vi dico la verità, di quanto riguarda creme spalmabili un po' cheat, la bigusto così è la mia preferita, e questa qui ci assomiglia molto 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 ed è molto molto buona veramente. E ne ho prese due anche di queste, e fate conto che queste qui su 100 grammi 21 grammi di proteine, quindi tendenzialmente, ovviamente non è che sono dietetiche e comunque bisogna farne un uso controllato, però trovo che possano essere una valida alternativa magari a un'altra crema spalmabile, più che altro perché fate conto che questa qui viene circa un 4 euro. Una Nutella normale comunque, anche quella al supermercato, più o meno 5 euro, quindi di conseguenza magari con gli stessi soldi avete un prodotto con anche qualche proteina in più. Prossimo acquisto.
Allora, questo qui l'ho preso coi Prodis Point, quindi coi punti, e non so, cioè ragazzi, c'era, io è una cosa che non compro mai al supermercato, ovvero il pan grattato. Allora, una cosa che non compro mai al supermercato perché effettivamente non impano mai le cose, e quando le impano magari utilizzo i cornflakes solitamente. E niente, ho visto che c'era, era gratis, perché no? Ho preso questo per l'appunto breadcrumbs, gusto classic. C'era anche gusto rosmarino. Inizialmente avevo optato per quello, poi ho detto, ma mica che sia un po' acido, ho detto, piglio quello normale che è pane. Ed è semplicemente del tranquillissimo per l'appunto pan grattato. E magari ci faremo una ricettina nei prossimi giorni e vi farò vedere. Se pensavate che le creme spalmabili erano finite, mi spiace deludervi, ma non è così. Allora, continuiamo con i burri di frutta secca aromatizzati. Anche questi sono molto molto buoni, io li ho già provati tutti e tre. Ci sono un sacco di gusti e sul sito potete trovare delle opzioni, che ne so, burro di mandorle fatto così, burro di arachidi fatto così, burro di anacardi fatto così, e trovo che siano molto molto buoni. Fate conto che diciamo che non c'è un gusto che prevale, perché comunque rimane il gusto del burro di frutta secca, ma ha quel retrogusto, quella nota di appunto del gusto prescelto per appunto quel burro, ed è molto molto buono anche magari per cambiare un po'. Ho preso questo qui che è il burro di mandorle alle noci pecan con caramello, molto molto buono, e questo qui in confezione viola. Questa qui è da 250 grammi. Ho preso poi un burro d'arachidi aromatizzato al cioccolato bianco, e anche questo è da 250 grammi. Ed infine ho preso questo qui che è uno dei miei preferiti, il burro di mandorle al cacao, ed è al cacao fondente. Questo qui è veramente buonissimo, vi giuro, è buonissimo, è più buono della Nutella secondo me. C'è anche al cioccolato bianco questa versione, e anche questa versione è molto buona, ma non era disponibile sul sito, quindi non l'ho presa. E per l'appunto con le creme spalmabili abbiamo finito, perché se no solo creme spalmabili abbiamo preso. Continuiamo. Penultima cosa che ho acquistato dal sito di Prozis è la farina d'avena, perché l'avevo finta. Ho preso questa farina d'avena qui, che è al chocolate brownie. Allora, l'ho già provata, è molto molto buona, e questa qui non è quella istantanea, quindi tendenzialmente io non sono solita consumare avena così, la cuocio sempre, però c'è anche la versione istantanea, che magari se la dovete consumare così non dovete cuocerla, è meglio. Però io acquisto questa qui perché tendenzialmente, come vi ho detto, la cuocio sempre, e l'ho presa per l'appunto questo gusto chocolate brownie, ed è da 500 grammi. Ho preso il packaging grande, questo perché adesso è settembre, andrò in ferie tra poco, quando tornerò inizierà l'inverno, quindi ci sarà di più la voglia di farsi pancake al mattino, perché quest'estate con 40 gradi era una roba intollerabile. E quindi ho deciso di comprare un po' di scorta di farina d'avena. E sempre su questa scia, ultimo acquisto del mio ordine, la mia preferita di tutto il sito. Questa qui è la farina lemon pie ed è veramente buonissima, ragazzi. I pancake fatti con questa farina qui, ve lo assicuro, sono i migliori. Anche questa è da 500 grammi, e anche questa qui è avena non istantanea integrale, buonissima. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Fammi sapere qui sotto nei commenti se anche tu hai acquistato qualcosa di queste cose dal sito di Prozis, o se ti piacerebbe appunto provare qualcosa, cosa ti ispira. Ti ricordo che io sotto in descrizione ho lasciato il link dei prodotti, così se vuoi andare a spiare puoi. Ti invito a lasciare un like a questo video se hai gradito, soprattutto se ne vuoi degli altri, e ti invito soprattutto ad iscriverti al canale, così mi aiuti a far crescere la mia community e faremo sempre più video così. Noi ci vediamo in un prossimo video, alla prossima, ciao!